Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su questo libro da colorare della Coloring Book Cafe, che come sapete è una casa che fa libri da colorare che mi fa impazzire. E abbiamo Gingerbread Life, che è perfettamente a tema con il Natale e con il mio maglioncino con gli omini di marzapane o pan di zenzero o pan speziato, non lo so. Ho questo setting pseudo natalizio per dargli un tocco così, e cioè qui abbiamo il culotto di Babbo Natale. Ma iniziamo e andiamo a vedere subito questo libro. Allora, Gingerbread Life Coloring Book, a coloring book featuring adorable and delicious gingerbread houses, cookies and candy for holidays, fun and Christmas cheer. Quindi è tutto appunto non solo sul Natale, ma sui dolcetti del Natale, quindi proprio un libro carinissimo. Come ogni libro della Coloring Book Cafe, ormai sapete, qui abbiamo il logo con le informazioni e qui abbiamo questo libro appartiene a. Mi piace questa pagina, anche se vabbè, io non, come sapete, non li coloro. La cosa che un po' mi scoccia è che è sempre identica, cioè, per esempio, questo libro natalizio avrei preferito una cornice più natalizia, per uno estivo, uno più estivo, eccetera. Allora, partiamo. Intanto che vi mostro le pagine, io chiacchiero, eh. Allora, a parte i disegni che io adoro, come sapete, adoro tantissimo lo stile della Coloring Book Cafe, non so chi sia l'artista dietro a questi libri, ma mi piace un sacco. Le pagine sono abbastanza sottili, quindi come sempre, se volete colorare con pennarelli o mezzi bagnati, è sempre meglio mettere sotto un cartoncino o anche uno di quei volantini dei supermercati che vi arrivano. Non sapete cosa farvene prima di buttarlo, perché sono scadute le offerte, ve lo mettete sotto e lo utilizzate. I disegni infatti sono comunque solo, cioè dietro è bianco, quindi anche se doveste bagnare il foglio, usare colori che passano il foglio, una volta che salvate il disegno sotto con del materiale, non andate a rovinare il disegno che c'è dietro, perché non c'è. Allora, una cosa che non mi è chiara di questo libro, ho visto che è ancora in vendita. Ripeto, qua se me l'hanno regalato e mi sembra che forse sia identico all'anno scorso. Dovrebbe, su Amazon dice che sono 25 disegni. Io questi ora non li sto contando, ma prima mi sembrava di averli. Guardate velocemente, mi sembrava qualcuno in più. Adesso questi libretti qui piccolini, la Coloring Book Cafe tende a farli con i disegni ripetuti, cioè a un certo punto finiscono i 25 disegni e poi si ripetono di nuovo per poterli, non so, ricolorare, strappare, regalare. Anche se non mi sembra che questi abbiano la linea tratteggiata, no, infatti. Quindi penso che servano semplicemente come fanno tante case, e li mettono. Io spero che si veda, ok. Li mettono per chi come me è un indeciso cronico e quindi uno se lo colora, uno se lo tiene, perché metti che sbaglio qualcosa, metti che non mi piace il risultato finale. Che carini, pozzettini, sono troppo carine. Ah, questi sono fatti proprio come biscotti, perché io li ho visti fatti, non so se li notate, praticamente vabbè, non sono proprio uguali, però queste renne qui. Cerco di spostare senza far casino. Sono praticamente degli omini girati, cioè se li girate vedete che c'è la forma dell'omino di pan di zenzero, quindi ho visto tante persone fare i biscottini, fare le renne biscotto così, cioè con la formina dell'omino e girandolo fondamentalmente per rendere delle renne. Dicevo, mentre questo libro qui, cioè, sono tutti i disegni originali e basta, non c'è la ripetizione, quindi non so se è una politica che hanno adottato dopo, perché io onestamente prima non li avevo mai comprati i libri singoli, ho sempre comprato le raccolte con 100 disegni e lì sono 100 disegni, quindi non è che li ripetono. Invece, quelli successivi che ho comprato singoli si ripetono, però ripeto, li ho comprati dopo, quindi non lo so. Se andate su Amazon e lo comprate, fatemi sapere adesso come lo trovate, se lo trovate ancora così oppure con i disegni doppi. Io comunque cioè, io adoro tantissimo questi disegni, sono carinissimi, sono belli, natalizi e dolciosi. Bene, questa è l'ultima pagina che ci dice che è stato stampato in Polonia da Amazon. Bene, questi qui sono alcuni dei disegni.
E niente, come sempre, io vi ringrazio per aver visto il video. Non so come sarà la programmazione, quindi vi auguro buone feste. Vi mando un bacio, alla prossima. Ciao ciao!